La tecnica che ti mostro in questo video ti permetterà di trasformare le superfici di qualunque materiale e farle diventare legno. In pratica si tratta di una sorta di alchimia con la quale si possono trasformare mobili e arredi. In questo video ti voglio mostrare in particolare come sfruttare una caratteristica tipica dei finti legni eseguiti con il venalegno, cioè il fatto che la venatura sia a rilievo, percettibile al tatto. Come sfruttare e valorizzare soprattutto questa caratteristica? Ti mostrerò tre tecniche diverse. Prima di tutto iniziamo col creare la venatura. Questo pannello che sto utilizzando come esempio è un pannello tipo formica, laminato tipo formica, perfettamente liscio. Per prima cosa, di fondamentale importanza come sempre, preparare bene il supporto. Passo sulla mia superficie, sul mio pannello, prima una carta abrasiva a grana medio fine. Poi pulisco per eliminare ogni traccia di sporco e polvere. Poi è necessario stendere una mano di primer utilizzando a scelta il rullo o il pennello. In questo caso io ho scelto il rullo. Terminata la stesura, lascio asciugare 24 ore. Trascorso questo tempo, passo una spugna abrasiva e la mia superficie è pronta per essere trasformata in legno. Utilizzo dello smalto all'acqua, in questo caso ho scelto un tono neutro come il bianco ghiaccio, perché poi voglio utilizzare tre colori diversi per creare gli effetti. Lascia asciugare lo smalto in profondità per 12 ore. Trascorso questo tempo, prendi nuovamente lo smalto, il pennello e poi ti servirà finalmente lo strumento che ti ho mostrato all'inizio del video, il venalegno. Con la seconda mano di smalto si crea l'effetto. Ti mostro subito come. Stendo una striscia di smalto e poi, prima che questo inizi ad asciugare, passo lo strumento venalegno. Come vedi, iniziano a formarsi le venature. Adesso è importante lasciare asciugare molto bene in profondità. Ora finalmente ti posso mostrare come, grazie proprio alla venatura appena creata, si possono realizzare degli effetti di imitazione legno originali. La prima tecnica che applico è quella del decapato. Con una comune candela di cera bianca sfrego la superficie venata. Poi copro il tutto con uno strato di chalk paint colorata. Metto una striscia di nastro per delimitare il piano del pannello, perché lo utilizzerò, come ti ho detto all'inizio, per mostrarti altre tecniche.
Quando anche la chalk paint sarà asciutta, passa con una carta abrasiva di grana media. Dove si è depositata la cera, la chalk si staccherà. Seconda tecnica. Mescolo in un piatto un po' di cera neutra e qualche goccia di colorante universale. Poi, con l'aiuto di un pennello, stendo la cera nel verso della venatura. Poi rimuovo la cera in eccesso passando con un panno di cotone morbido. Si possono passare più mani di cera e lavorarla fino a quando l'effetto non ti soddisfa. Si possono accentuare alcune zone, lasciarne più delicate altre. Ricorda che comunque questa tecnica in generale ha un effetto piuttosto morbido, piuttosto delicato, soprattutto se eseguita su una base chiara. Ti ricorda un po' il legno sbiancato. La cera colorata può essere applicata, anzi è consigliabile applicarla anche per patinare l'effetto decapato e comunque in generale su questi effetti con la venatura a rilievo rende molto bene e conferisce una bella profondità a tutto l'insieme, quindi va a valorizzare l'effetto finale. Terza tecnica. Applico sulla superficie venata una mano di smalto all'acqua colorato leggermente diluito. Utilizzo delle pennellate piuttosto rapide e finché questo colore è ancora bagnato, utilizzo uno straccio sempre di cotone morbido e rimuovo questa mano di smalto con delle passate in controvena, cioè in perpendicolari alla vena del legno. E poi subito dopo ripasso invece lo straccio lungo la vena per sfumare. Per finire, una bella carrellata fotografica di tutti gli effetti che si possono ottenere con le tecniche di imitazione del legno che ti ho fatto vedere in questo video. Non ti resta che scegliere quella che preferisci e provare subito ad applicarla.